26. Ma si può sapere cosa misuri? Per 26 da questa parte, ecco. Figaro, chissà se questo bel lettone che il conte ci ha regalato per le nozze farà la sua figura in questa stanza. Questa stanza non mi piace. Ma è la più comoda del castello, proprio tra i due appartamenti. Di notte la signora non sta bene? Squilla, due passi sei da lei. Monsignore ha un desiderio, squilla, zac, tre salti sono da lui. E quando tu sarai stato spedito per qualche incarico, zac, due salti ed eccolo da me. Crac, tre salti ed eccolo. Che cosa vorresti dire? Il conte Almaviva si è stancato di ronzare intorno alle bellezze locali e vuole tornarsene a casa. Non da sua moglie, ma dalla tua. Basilio, suo onesto mezzano, nonché maestro di bel canto. Me lo ripete tutti i giorni tra un solfeggio e un gorgheggio. Basilio! Andiamo, ragazzo. Ma credi proprio che la dote che mi viene data sia la ricompensa ai tuoi meriti? Avevo fatto abbastanza per sperarlo. Oh, ma sono stupidi. Intelligenti. Lo scopo del conte è di ottenere un certo quarto d'ora segreto. Lui e me, soli, che è un certo antico diritto dei signori. Se non l'avesse abolito... No, abolito! Poi si è mangiato le mani. E oggi intende ripristinarlo. All'insaputa di tutti. Ho la fronte che formicola. Trattarsela è peggio in questi casi. Ma ci deve essere la maniera di far cadere in trappola quel mascalzone!